Montagnola 7, Gunners 2, la Montagnola torna a vincere dopo praticamente due mesi. Cosa è successo a te in particolare e alla Montagnola in questo inizio di stagione? Per te un gol in sette partite. Allora, devo dire che col Montagnola questo inizio stagione sono mancati dei giocatori fondamentali, come per esempio Guidi, che là davanti ci aiuta molto perché è un pilastro, no? Della squadra, che tiene palla, comunque ci fa salire e poi mandiamo agli esterni, questo è il nostro stile di gioco. E il Montagnola purtroppo ha avuto anche delle occasioni sfortunate, devo dire, e purtroppo anche se la squadra c'è mentalmente non siamo riusciti a riprenderci da queste occasioni sfortunate che abbiamo avuto durante queste partite. Esattamente come mi dicevi tu, è mancato Guidi. Quanto vi è mancato? Un bomber così era in campo ma non ha mai timbrato il cartellino, soltanto in un'occasione nei FA Cup. Sì, Guidi ci è mancato moltissimo perché appunto, come ho detto, è un pilastro fondamentale della nostra squadra e appunto anche se c'era, a volte magari non era al 100%, quindi diciamo che adesso che sta tornando al 100% a giocare con noi, diciamo che ci potrà dare una grande mano, ecco. Grazie ad Alessio Rossi, il Freccia Rossi, noi lo sentiremo alla prossima. Grazie e buona serata.